Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Uomini e donne, un cavaliere lancia forti accuse. Mi avete usato, sono queste le sue parole. La reazione di Maria De Filippi. Il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV italiana, è ancora una volta un grandissimo successo. Non per nulla a livello di share batte sempre La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo. Il trono over tiene sempre banco e le vicissitudini tra dame e cavalieri sono sempre fonte di grandissimo interesse tra i tanti telespettatori. Costoro poi adorano seguire i vari protagonisti sui social dove sono molto attivi. Tra l'altro, a differenza di chi opera nel trono classico, chi fa parte di quell'over può muoversi più liberamente e anche usare le varie piattaforme. Ovviamente qui sia i vari post che le stories sono molto visti, e sovente solleticano, per così dire, l'appetito dei fan. Sta di fatto che ora un cavaliere, peraltro un uomo molto affascinante, si è molto arrabbiato e indignato. Diciamo pure che, a detta sua, si è sentito proprio usato. Siamo dunque innanzi a parole e dichiarazioni molto forti e che non possono passare inosservate. Ovviamente non avranno fatto piacere a Maria De Filippi, conduttrice e ideatrice del format. Mi avete usato, cavaliere esplode a Uomini e Donne. Pure gli opinionisti, quali Tini, Gianni Esperti e Tina Cipollari ci sono rimasti male anche perché sanno quanto lavoro, anche di redazione, c'è dietro, al programma. Fatto sta che l'uomo è stato punto nel suo orgoglio e vedere quel che ha visto lì in studio gli ha fatto davvero molto male. Del resto quando ci sono in ballo i sentimenti è facile farsi prendere dall'impeto e pronunciare parole di fuoco che poi possono diventare come delle sorte di boomerang. Tanto più che così si è allontanato ancora di più dall'obiettivo. In ogni caso quando il cuore fa male talvolta ciò che si pronuncia è solo fonte di infinita delusione. A parlare è stato il cavaliere Marco che non ha affatto preso bene il bacio tra la dama Claudia e il bellissimo Alessio. Un'effusione durante un ballo in studio decisamente inaspettata e la cui clip relativa è diventata ben presto virale. In ogni caso ciò che avrebbe fatto irritare maggiormente Marco è che lei per il suo compleanno gli abbia donato dei fiori ed effettuato una videochiamata. E ciò lo avrebbe fatto anche se era già forte il suo interesse per l'altro. In ogni caso a rivelare che lui si sarebbe sentito usato è stata la padrona di casa. Nel parlare con Claudia e Alessio ha infatti dichiarato, "So che va tutto bene". In tutto questo, Marco ha protestato a posteriori con la redazione, spiegando che si è sentito usato. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.